la parola al presidente Silo. Sì, grazie, buonasera a tutti. Passerò alle presentazioni. Ascolta, me lo puoi registrare? Sì. Allora, ho già fatto alcune presentazioni, quindi non ci sono più discorsi, ma vorrei ricordare perché ci sono state fatte alcune richieste e vorrei rispondere oggi. Allora, per quanto riguarda il parcheggio di Via Novara, allora ho verificato che è stato fatto un protocollo di impiego, tra il comune di Milano e il comune di Novara, per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Polveriera, angolo via Bellini, in territorio di comune di Novara, più la realizzazione di questo parcheggio di una pista ciclabile per raggiungere la fermata della Volcano di Marina e collegarsi al sistema delle ciclabili che è già previsto. Chiaramente l'amministrazione avrà nei prossimi mesi, stanno in controllo che c'è l'accordo per realizzarlo insieme con il Comune di Novara. Che c'è dell'amianto? Con dei fondi. Non c'è dell'amianto? Dove? Come dicevo prima, è tutto realizzato subito con una parte dell'area che attualmente è a verde, in colta e sono anche dei tanto pari di oggi. Che leggermente passa della strada venendo da Via Unitasca rimane sulla destra. Poi, come molti di voi hanno già letto sui giornali e hanno sono lì, i lavori del partito di interscambio delle torri di Comasina stanno procedendo, hanno aperto questi disegni 50 portiamo provvisori con accesso da Via Rubicone. Pare che i lavori siano nei tempi del time del progetto, quindi entro la fine dell'inverno dovrebbe essere giunto. Poi confermo che l'uso prossimo in commissione del territorio parleremo di tre rate di edilizie, che sono una che abbiamo già visto che riguarda le opere di urbanizzazione, un intervento denominato già stato che riguardano la riqualificazione di un tratto significativo di via Cava Imponati e la realizzazione della ciclovia pedonale. L'intervento più cospicuo che riguarda invece la zona della Bitocca, le aree dell'ex Vesta per la riqualificazione della viabilità tra via Sardegna e via San Giovanni che abbiamo già visitato con gli scorsi e si è aggiunto un intervento edilizio convenzionato con l'università per la realizzazione di un incubatore a Lovisa in cui è durato le cose. Questo evidentemente è una circostanza che abbiamo arrivato in questi giorni che avremo tutto il tempo necessario per esaminare i progetti perché poi il prossimo li porteremo al consiglio in base poi alla trattazione che faremo in commissione territoriale. Nel frattempo non ho altre notizie per quanto riguarda la viabilità e al trasporto di pubblicazione perché ho già chiesto informalmente le notizie nuove e prenderò le trasporti grazie. Grazie consigliere Pellegrini. Buonasera consigliere, buonasera a tutti. Allora, io questa sera volevo solo presentare due classiche interrogazioni con la consapevolezza che anche questo appena tornato in considerazione centrale, come le altre 18 interrogazioni che aspettano da quasi un anno e mezzo, tra tutto chiaramente il mio riscontro da parte degli assessorati competenti. È abbastanza grave questa cosa secondo me. Io ho mandato anche un paio di solleciti al sindaco Pellegrini, all'assessorato al decentramento, con le relative interrogazioni, delibere e quant'altro. Solo del mio partito, del nostro partito Lega Nord, credo che anche le file del PDL, del Movimento 5 Stelle e anche qualche uno della maggioranza avrà da ridire su come, sulla modalità con cui l'amministrazione centrale
non dà risposta alle nostre richieste, che non sono solo 16 documenti, ma sono delibere approvate a maggioranza, magari anche fortemente volute dai cittadini, che rimangono lettera morta. Beh, a questo punto mi sono anche detto cosa serve il Consiglio di Zona 9, perché se il Consiglio di Zona 9 è un'istituzione dove noi siamo deputati a portare i documenti, a portare le istanze dei cittadini che poi rimangono lì ferme, non hanno riscontri, che possono essere anche negativi per vari motivi, ma non abbiamo dei riscontri. Noi, io che consigliere, mi sento veramente mortificato. Detto questo, speriamo che arrivino presto delle risposte e passo con l'interrogazione relativa ad un problema sentito e non ancora risolto. La delibera relativa alla richiesta di spostamento dell'autonegozio situato in viale Sarca, via Leccaro, via Padre Leccaro. Premesso che il Consiglio di Zona 9, in data 11 luglio 2013, con delibera 163/13, ha approvato a larga maggioranza la mozione relativa alla richiesta di trasferimento presso idonea sede dell'autonegozio esercitante la somministrazione di alimenti e bevande durante le notti nella via Sarca di Caro. Valutando che la mozione in oggetto che aveva il Presidente di Consiglio Zona 9, l'assessore del Commercio, l'assessore di Sicurezza del Comune di Milano, di verificare la regolarità di tali concessioni, di valutare il possibile trasferimento dell'autonegozio in luogo lontano dall'abitazione iniziale, così da garantire che le persone possano subito dei cittadini di residenza. Si chiede al direttore del settore, Presidente di Zona 9, il settore competente della materia, se quanto deliberato sia stato poi realizzato, nel caso quali riscontri siano emersi in merito alla delibera consigliare approvata. E anche qua ho ricevuto molte mente dei cittadini della zona che mi dicono che anche se due delibere a larga maggioranza con più o meno gli stessi obiettivi sono stati deliberati a questo consiglio, non si è visto alcun cambiamento, anzi continua il degrado, continua il rumore, continua tutto quello che c'era prima della delibera. Altra interrogazione invece, questa è un po' più leggera ma sempre importante, relativa allo sbarco dei giovani. Verte alla richiesta di un'interrogazione dove chiede relativamente alla delibera della richiesta di potenziamento e miglioramento della fruibilità del campo di basket sito in via Cesano. Premesso che il Consiglio di Zona 9 in data 18 aprile, delibera 10/2013, ha approvato a larga maggioranza la mozione relativa alla richiesta, chiedo un po' di silenzio Presidente, grazie, solo perché poi è anche in diretta streaming o comunque anche i cittadini che ci vedono per casa possono ascoltarci senza avere quel brusio. Cortesemente chiedo a chi deve parlare di uscire dall'aula, perché così non si sente assolutamente quello che viene detto dal consigliere Pellegrini. Grazie. Allora, ritornando a questa interrogazione, verte sulla richiesta del potenziamento e miglioramento della fruibilità del campo di basket sito in via Cesani. Quindi chiediamo, nel premesso, che questa delibera, la larga maggioranza, qua forse senza neppure una persona astenuta, quindi passata a maggioranza proprio schiacciante, all'unanimità, chiedeva la richiesta del potenziamento, e si chiede al comune, al direttore, al presidente di zona, al settore competente della materia, se quanto richiesto, quindi di aver chiesto all'assessore allo sport, coinvolgendo il Parco Nord per attuare questa delibera, si chiede perlomeno un riscontro, perché poi noi non chiediamo che tutto venga fatto tac, ma di una risposta. Perché non è possibile presentare 20, 30, 40 interrogazioni e non avere neppure una risposta. Sì, magari le scrivo anche male, sì, magari non riesco, però il significato c'è, si chiede qualcosa all'amministrazione, agli assessori. Ma è possibile che io ogni settimana devo mandare un sollecito alla Beatrice Buccioli, al sindaco, all'assessore del decentramento, senza mai avere un minimo di risposta? È vero, sono un consigliere di opposizione. È vero, sono rompiscato, ma è anche vero che c'è un problema. Ci sono questi atti che parlano da soli,
E questa non è un'amministrazione che funziona. Se si cerca il decentramento, se si cerca di dare più poteri alle zone e poi non si rispettano, com'è possibile creare un decentramento se non si ha il rispetto delle zone oggi? Domani non lo si potrà avere. Concludendo, voglio dire che sono tornati i nomadi, gli zingari e gli aleberga. Hanno riportato il loro regalo, i cittadini del quartiere di Cocca non ne vogliono più sapere. Oggi ho letto una mail scritta da dei cittadini che mi hanno messo in conoscenza, non la leggo proprio perché è veramente scritta con una disperazione tale che ha ecceduto anche in un certo linguaggio, quindi non me la sento di leggere. La condivido nella forma perché sfido voi a vivere in un quartiere dove c'è un parco splendido e dove tutte le sere, tutte le dannate sere abbiamo 5, 6, 7 camper con annessi autocarri adibiti a furti, perché sono quegli autocarri quelli dove ci si può caricare motorini, eccetera, eccetera. Quindi chiediamo ancora al Consiglio di Zona 9, al Presidente, di farsi carico di provvedere a cercare di liberare queste zone da questo problema. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Sì, io volevo fare un breve intervento politico relativo all'aumento dell'abbonamento della TM. Il mio intervento non è solo un intervento che ha aumentato il prezzo, è in più un intervento, questa è una scelta politica che fa questa maggioranza, quindi è scelta politica, uno può essere d'accordo o non d'accordo, sono scelte politiche. Ma il modo con cui si è fatto questo abbonamento è tutto nel mese estivo, quindi facendo avere un disagio enorme non solamente alle persone di giovani ma anche alle persone di certa età che hanno problematiche poi a fare le cose, le quali si spaventano subito perché devono pagare più o pagare di meno, vanno nel pallone e fanno confusione. Ma il metodo usato, le varie modalità delle donne uomini oltre 65 destinate sull'ISE da 16.000 fino a 16.000, 16.000 a 20.000 l'ISE per un abbonamento della TN, novità c'è scritto, oltre da 16 a 20.000 ISE, devo constatare che le persone anziane non hanno più 65 anni, over vuol dire che sono anziane anche che hanno 80, mia mamma ha 81 anni, è andata in confusione due giorni per fare questo regolamento, poveretta, ma sono persone anziane che devo usare. Ma il quello più raccapricciante è che ok, bisogna il controllo dell'ISE va portato giustamente perché quest'anno è stato fatto in questa maniera. Ma oltre all'ISE sono necessari anche i seguenti dati che vanno a dettagliare, ma non in maniera sarcastica, leggendo i dati. Importo complessivo di eventuali redditi lavori dichiarati e finiti. Ok, qui ci siamo. Dati sul patrimonio immobiliare di tutti i componenti del gruppo. Scusate, posso dare? Come già precedentemente, chiedo cortesemente a chi deve parlare di uscire dall'aula per dare modo al consigliere De Lorenzo di fare il proprio intervento. Grazie. Pacatamente, sto leggendo. Dati sul patrimonio immobiliare di tutti i componenti del nucleo con esibizione della seguente documentazione aggiornata dal 13 al 31/12, saldo del conto corrente bancario e o postale, codice ATI della banca e o coordinate dell'ufficio postale, possesso di titoli BOT, CCT eccetera, eventuali assicurazioni, patrimonio netto dell'impresa per titolare l'impresa, dati sul patrimonio immobiliare di tutti i componenti del nucleo aggiornati al 31/12. In caso di affitto contratto registrato in locazione, importo del canone annuo versato nell'anno precedente. In caso di separazione e altra separazione, certificato per qualità della presenza di due soggetti di validità, permesso di gioco per cittadini stranieri. Questo è quello che una persona over 65 deve portare per avere una riduzione sull'ISE di competenza. Non faccio nessun commento, leggo solamente quello che è stato fatto dal sindaco nostro, tra virgolette, di Milano.
Ma la cosa più accapricciante è che nessuna forza politica, forse qualcuno dice qualcosa, ha preso posizione a favore di queste persone anziane. Cioè, nessuna forza politica di sinistra che è vicina alla cittadinanza e alla povertà della gente ha preso posizione dicendo guarda, qui c'è qualcosa che non va, cioè una persona di 94 anni non può andare a rappresentare l'ISE che vuole portare il bot, CD, APP e compagnia bella, poveretta, nessuno ha di una sussistenza, bisogna di un aiuto. Quindi io rimango di stucco per l'omologazione politica che si ha in questa città a danno della cittadinanza. Quindi alcune forze di sinistra di cui vado a menzionare, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, il PD è stato l'unico che ha fatto un intervento al capogruppo che ha detto c'è qualcosa da rivedere nella cosa, è stato l'unico. E poi non so partire, ma gli altri che sono notoriamente vicino alla popolazione povera, che devo dire a che parte stanno in questo momento. Grazie. Consigliere Perego. Sì, grazie Presidente. Per tutto ringrazio il Presidente Tucci per la celerità in cui si è informato sui lavori che interessavano del parcheggio Novate con Asina. Questo giorno fa già avuto. Guarda, se sembra i miei pensieri. Stai pensando, ma io non voglio sapere i tuoi pensieri. Presidente Silvio, lo ringrazio per la celerità con cui ha risposto al quesito che avevo posto in commissione. Detto questo, presento l'interrogazione, ben sapendo che comunque non riceverà risposta, ma la presentiamo comunque e continueremo a presentarle. La introdurremo in senso che è semplicemente un'interrogazione con la quale chiedo cosa stia succedendo in comune dopo l'approvazione lo scorso luglio. All'unanimità della mozione che ho presentato sugli alloggi di Casigliani, ovvero se questo abbia trovato riscontro all'amministrazione comunale presso il sindaco e l'assessore competente e come si stiano attivando per far sì che quello che noi chiediamo si possa realizzare. Grazie. Vorrei però poi chiedere conto di una cosa che per me è una gravità assoluta, se ciò che viene scritto sull'ultimo numero di ABC dal buon Gianni Russo sia vero. Ovvero noi sempre nel mese di luglio abbiamo votato stragrande maggioranza una mozione presentata dal Presidente Simi con la quale chiedevamo che venisse ripristinata l'anagrafe di via Bovisasca, ben sapendo che questo era molto difficile se non quasi impossibile. E quindi l'anagrafe, abbiamo visto, è stata definitivamente chiusa, addirittura sul sito del comune ci sono già le indicazioni in prima pagina, forse perché magari qualche pensiero cattivo in provenienza, perché in prima pagina si vede come si può utilizzare alternativamente altre anagrafe rispetto a quella, ma la gravità non sta tanto in quello che già male fa ai nostri quartieri, ma quello che succede successivamente, ovvero oltre al fatto che viene a sparire un servizio importante per la zona, quegli spazi che noi per tanto tempo abbiamo venduto come un fiore all'occhiello della nostra zona, ottenuti proprio dal consiglio di zona 8, no? Con la costruzione di un centro, uno spazio utile per la comunità, sembra che il comune abbia deciso di vendere, di mettere addirittura in vendita, senza che noi venissimo informati, senza che noi venissimo messi comunque a conoscenza di questa cosa, ma in qualche riga di un non so quale relazione viene già considerata anche una cifra ipotetica di valorizzazione di quell'area che è dentro sui 160.000 euro. Andiamo a togliere servizi e andiamo a vendere anche addirittura per far cassa perché non siamo capaci di gestire un bilancio che non si sa mai quando approveremo, uno spazio che potrebbe comunque, se non l'utilizzo che ha avuto fino ad oggi, che ha avuto fino adesso, potrebbe trovare tante altre valide opportunità come centro giovani, centro anziani o spazio per altro genere di servizi. Se questa è la considerazione che l'amministrazione comunale ha nei confronti nostri delle periferie, a questo punto invito non tanto il comune a vendere quegli spazi all'interno del ministero, ma forse farebbe meglio che vendere Milanato. Data l'estrema utilità che hanno tutte le nostre azioni, non solo non vengono prese in considerazione le nostre richieste di miglioramento, ma vengono addirittura peggiorate. Non vendiamo un Unicenter, chiudiamo il corso di zona e vendiamo Villa Nau. Grazie. Sono d'accordo.
Presidente Meloni. Grazie, tanto noi non la paghiamo a casa. Buonasera a tutti e buon inizio delle vacanze. Io volevo solamente rendere noto a tutti i consiglieri che finalmente una lunga battaglia che abbiamo iniziato qui con il consiglio di zona si è conclusa positivamente, ovvero il tratto di ciclabile, di ciclabile che abbiamo menzionato come pericoloso, la curva sopra la superstrada, è stata finalmente resa sicura con un manufatto in legno e quindi ci sentiamo un pochino più soddisfatti, anche se il tempo di realizzazione di questa opera è stato lungo e quindi dico con piacere questa cosa a tutti. Presidente Pucci. Grazie. Ma intanto volevo comunicare che oggi c'è stata la commissione sport a Palazzo Marino dove si è discusso del bilancio 2012 e previsione di bilancio del 2013 di Milano Sport. Milano Sport in questi anni ha avuto, ovviamente tutti sanno, anche aiuti da parte dell'amministrazione comunale, compreso nel 2012. Nel bilancio presentato c'è una perdita di circa 3.000 euro, qualcosa più, ma io ho posto delle domande perché mi sembrava positivo dal punto di vista del lavoro e dei risultati ottenuti, ma secondo me, leggendo in prima battuta le voci di bilancio, mancavano le spese di manutenzione. E quindi questo è da capire come viene introdotto. L'altra cosa che mancava è la spesa per strutture, quindi la gestione di una piscina, perché soprattutto erano le piscine, quindi quanto viene a costare a mantenere una piscina, sia dal costo di personale ma anche dal punto di vista delle manutenzioni. Queste sono alcune domande che ho posto all'attenzione della Commissione, dovrebbero arrivare delle risposte nelle prossime giornate probabilmente, non è dato per certo in quanto non hanno risposte immediatamente. Ho chiesto se nel preventivo di spesa del 2013 è prevista una spesa di manutenzione per quanto riguarda la piscina Scaglioni, in quanto ci sono dei problemi che dovevano essere risolti nel 2012 che l'anno sport non ha provveduto a risolvere, ma anche su questo non c'è stata una risposta, quindi spero, mi auguro che possa arrivare nelle prossime giornate. Altra cosa che mi ha portato ad avere una posizione come Presidente della Commissione Sport, ma perché è venuta fuori dal momento, quindi è su quanto è stato scritto dai giornali nelle giornate della settimana scorsa, dove in un'intervista, ma in alcune dichiarazioni, insomma, dove sembra che siano state fatte dall'assessore allo sport, dove si parlava di una possibilità di esternalizzare a privati impianti sportivi di un certo peso, tra questi anche l'Iseo, con un possibile spacchettamento delle attività sportive, cosa ripresa oggi in commissione, dove uno dei ragionamenti che stanno facendo è quello di poterlo eventualmente adibire a rugby per quanto riguarda la parte esterna. Ovviamente io ho espresso un parere negativo rispetto all'operato perché non è così che si lavora, ci sono dei consigli di zona e sarebbe stato opportuno un confronto all'interno dei consigli di zona. Quindi noi abbiamo sempre lavorato su Viseo con un progetto diverso, che fosse una struttura polifunzionale e quindi non in una direzione monosport. E quindi questo ovviamente alla fine ha portato a una risposta della Presidente della Commissione, che è quella che lavoreremo assieme per trovare soluzioni diverse. Perché ho lamentato che non è più possibile leggere dai giornali quali sono gli sviluppi o come si dice,
il riposizionamento all'interno della città e delle zone e gli impianti sportivi, come è avvenuto in questo caso. Quindi positiva risposta, dove avremo un lavoro comune, però è un atteggiamento che da parte mia è criticato. Volevo informare che i consiglieri, che è iniziata la verde estate, le prime due serate sono andate bene, la prima benissimo, al di là di affermazioni o dichiarazioni fuori luogo rispetto alla verde estate per come è stata coordinata, gestita e deliberata, ma che poco importa perché comunque è di basso livello. Ma ovviamente il fatto che la prima serata di apertura ha visto oltre 200 persone presenti e che il giorno dopo per il quartiere di Bruzzano e nei negozi si parlava della serata, della prima serata della verde estate, ritengo che sia un risultato ottimo per tutto il Consiglio di zona, a differenza delle posizioni individuali che ognuno può avere. Ieri sera c'è stata una seconda serata dove ovviamente per i ritardi anche di informazione e quant'altro comunque superava le 70 presenze, serata piaciuta per il tipo di spettacolo di serata organizzata, quindi credo che le prospettive sono buone. Mi auguro che si proceda in questa direzione, che vada sempre meglio. Poi so che la prima serata c'era uno o qualche consigliere presente che quindi, volendo, può confermare quello che sto dicendo. L'altra cosa, so che non si risponde, però credo che affermare che nessun partito della sinistra, attribuendo alla Rifondazione Comunista il silenzio sull'aumento dei biglietti del tram, sia una cosa ingiusta e non vera, perché basta leggere gli ultimi due giorni i giornali per capire che Rifondazione Comunista, nella voce del Presidente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo, si è espresso contro questa manovra, si è espresso contro l'atteggiamento che la Giunta sta tenendo rispetto all'ISE, rispetto all'IRPEF, rispetto a tutta una serie di cose, e che se non si trovano soluzioni adeguate non è detto che si voti a favore anche del bilancio. Quindi credo che le posizioni di Rifondazione Comunista siano chiare e quindi chiedo a chi è intervenuto almeno di rettificare su questa posizione. Grazie, naturalmente non è così perché non si apre il dibattito, quindi capogruppo Viviano. Sì, io volevo fare una richiesta e approfitto della presenza del direttore di settore. È una cosa abbastanza banale. Io intanto la ringrazio per essere spesso presente alle nostre sedute. La richiesta che faccio è questa: io accolgo con favore il fatto innovativo che le commissioni vengano preannunciate con sms ai consiglieri. Questo evita di fatto che, cioè, toglie praticamente l'equivoco che chi non guarda spesso il computer magari si trova. Però volevo chiederle se era possibile fare questo, magari togliendo anche alcune cose che ci sono nell'SMS che aveva, anziché mettere il numero della commissione, mettere il nome della commissione. Io ho visto che in alcuni casi viene fatto, per esempio per la prossima convocazione della commissione commercio c'è scritto commissione commercio, no? Quindi magari per semplificare il tutto, togliendo che la commissione, salvo in casi diversi, si svolge all'esterno dei locali del consiglio di zona, secondo me si può evitare, proprio perché per semplificare la cosa, per non appesantirlo ulteriormente, evitare di dire che si svolge presso la sede del consiglio di zona in via Borzoni 38, si mette magari martedì convocazione commissione ter dalle alle che sta per territorio. Se era possibile farlo, lo so che non è una cosa importante, però magari è un attimo ufficiale, perché vabbè, non tutti si ricordano a memoria il numero delle commissioni. Grazie.
E perché ce ne sono tante. Grazie. Ce ne sono anche due provvisori. Darei la parola un attimo al direttore di settore che risponde immediatamente a questo quesito, da che ce l'abbiamo qui con noi oggi. Ce l'abbiamo per caso. Approfittiamo che dopo sbaglio. Intanto buonasera a tutti. Come mai? Approfitto di questo intervento per presentare questo nuovo servizio che abbiamo introdotto. Abbiamo riattivato un applicativo che già esisteva, che anche anche altre zone già utilizzavano, allora stiamo iniziando a utilizzarlo adesso, che sono accolti ben accetti ovviamente tutti i suggerimenti. Ne faremo tesoro per vedere quanto possiamo intervenire su quella problematica. Tenete presente però che, essendo un sistema predefinito, preimpostato, non c'è data la possibilità di intervenire su tutto, quindi come vedete ci sono dei messaggi che vengono inviati automaticamente e non è detto che noi potremmo intervenire, per esempio, limitando alcune indicazioni che invece di default vengono previste proprio dal sistema. Comunque verificheremo questa possibilità, come verificheremo la possibilità di modificare magari anche il tema del logo, per esempio, è molto pesante, o comunque tutte le altre segnalazioni sono ben accette. Se avete ovviamente delle indicazioni rispetto al fatto che qualcuno vuole che arrivi il messaggio anche su WhatsApp, sul telefonino, magari non arriva, scriveteci una mail e poi provvediamo a inserire il nominativo, verifichiamo se ci sono degli accordi. Grazie. Grazie. Per quanto riguarda la Commissione Educazione, prima di passare alla nomina degli scrutatori, mi informo che in settimana c'è stata la Commissione Educazione a Palazzo Marino sul tema dell'amianto, che fortunatamente dal punto di vista della nuova tornata di verifiche non ha trovato sorprese sgradite in zona 9. Nello stesso tempo però a questa commissione l'assessore Rozza ha garantito che i lavori in corso per la sistemazione della sede provvisoria di via De Calboli e delle aule di via Passerini è in fase di effettuazione e che quindi la scuola Cassinis, come era stato detto prima delle vacanze estive, chiuderà, diciamo, l'anno scolastico, presumibilmente arriverà alle vacanze di Natale nella vecchia sede, per poi chiudere la scuola e trasferirsi durante le vacanze di Natale e iniziare l'anno nella sede provvisoria di via Paolo Cide Calboli e nelle aule della scuola elementare di via Passerini. A questo proposito desidero in modo particolare ringraziare il direttore di settore che ha messo a disposizione di uno dei servizi che occupavano la sede di via Paolucci De Calboli, la villetta di Villanau, adiacente a Villanau, e questo ha favorito la sistemazione di un servizio, mentre per i vigili, per la polizia locale, stanno ripristinando la sede di via Passerini 5 e in questo modo si è risolta una situazione che era potenzialmente molto grave, perché non c'era veramente una sede per mettere i ragazzi della Cassinis durante i lavori di abbattimento e di ricostruzione. Per quanto invece riguarda la scuola di Diego Freddo d'Abusso, sono in fase di ultimazione i lavori relativi ai bagni, sono stati rifatti tutti i bagni, quasi tutti i bagni della scuola. Non appena il cantiere sarà agibile, organizzerò un sopralluogo. Nello stesso tempo ho già chiesto alla nuova preside reggente di via Pavoni l'autorizzazione a svolgere una commissione sopralluogo nella media di via Pavoni, che quest'anno si è rivolta a noi per chiedere aiuto perché sta perdendo classi. Per quanto riguarda la formazione delle classi, devo dire che la zona 9 ha un trend estremamente positivo,
molte scuole hanno aumentato il numero di sezioni delle prime classi. Questo vale sia per la Cesari sia per la scuola elementare di Diego Freddo da Bussolo, che avrà tre prime contro le due dell'anno precedente, e così via. Basta, non ho nient'altro da dire come Commissione Educazione. Chiedo per cortesia al consigliere De Lorenzo se è disponibile a fare lo scrutatore, al consigliere Faregna, al consigliere Rossi. Sì. Gli scrutatori sono De Lorenzo, Faregna e Rossi. Non ci sono verbali da ratificare, quindi passiamo al primo punto. Iscrizione dell'associazione apertamente onlus all'albo zonale delle associazioni. Non ci sono iscritti a parlare, mettiamo in votazione. Non ci abbiamo giù. Il problema è che arriva a terminare. Io l'ha schiacciato perché è sparito. Vi faccio notare che parlo da questa postazione e voto da questa postazione per un problema tecnico. Grazie. Dichiaro chiusa la seduta. La votazione. Presenti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al secondo punto, iscrizione dell'associazione familiare Fidarsi della Vita Onlus all'albo zonale delle associazioni. Non ci sono iscritti a parlare, quindi mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, astenuti 0, contrari 0, approvato. Passiamo ora al punto 3. Concessione di patrocinio gratuito alla società cooperativa sociale Pandora Onlus per la realizzazione del progetto denominato Testimoni, esperienze raccontate, passaggi di vita, immediatamente eseguibile. Chiedo cortesemente al vicepresidente Esposito. Chiedo cortesemente al vicepresidente Esposito di leggere la relazione. Grazie. Grazie Matteo. Onorevole Consiglio, le commissioni educazione, commercio e attività produttive, riunitesi congiuntamente in data 24/7/2013, hanno preso in esame l'iniziativa proposta dalla cooperativa Pandora, denominata Testimoni, esperienze raccontate, passaggi di vita, incontri positivi sul lavoro. Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, vuole dare ai ragazzi e alle ragazze delle scuole di zona l'occasione di incontrare persone autorevoli provenienti da vari settori della società italiana, dalla cultura, dall'imprenditoria, dal sociale. Durante questi incontri i protagonisti raccontano come sono riusciti a costruirsi un lavoro con impegno, serietà, onestà e consapevolezza del proprio ruolo nella società. Lo scopo è quello di far comprendere l'importanza di individuare e coltivare i propri talenti con passione e determinazione
e di proporre il modello dell'impegno in vista di uno scopo, in un momento storico che tende a togliere le speranze di futuro alle giovani generazioni. Le commissioni congiunte Educazione e Commercio e Attività Produttive propongono a maggioranza, considerata la valenza educativa del progetto e il suo alto valore sociale, di concedere patrocinio gratuito nonché l'utilizzo della civica stamperia per la realizzazione di materiale informativo, volantini, lofettine, viti, a sostegno di questa iniziativa. Voglia pertanto codesto onorevole consiglio approvare l'iniziativa sopra descritta. Grazie. Scusate, abbiamo sempre qualche problema tecnico. Non ci sono iscritti a parlare, quindi possiamo mettere in votazione. Un attimo perché mi dà errato posto. Un attimo cosa, scusi? Sì. Se chiudiamo le votazioni magari funziona. Allora continuo a votare. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 21, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo sto confuso. Ma perché devi mettere un consiglio? Perché trovate un vale 50 euro? Stiamo votando l'immediata eseguibilità. Però si va avanti. Sì, però presidente. Dichiariamo chiusa la votazione. Presenti 21, favorevoli 21, contrari 0, siamo in 0, approvato. Non la faccio cadere la seduta. Passiamo al punto 4, approvazione dell'iniziativa presentata dall'Associazione Culturale Creatività per la realizzazione di uno spettacolo musicale intitolato Gather Your Children. Contestualmente si può avere un minimo di silenzio. Stefano, dalla parola. Non votare, nessuno sta dicendo niente. Alzi il culettino e ti metti di fianco. Non dovresti proprio romperci. Grazie Presidente. Punto. È già finito il discorso. Il 25 giugno 2013 secondo la Commissione Cultura è esaminato la proposta del progetto. Il progetto spettacolo propone un modello di attenzione originale le canzoni più conosciute del repertorio giornale e della tradizione del canto della canzone del canale sul palco da Rino Giandini accompagnato dalla sua regina autore del interpreti del teatro canzone. Si ritiene che il progetto possa rappresentare un interessante occasione di intervenire per trattare qualità dei cittadini e che abbia valenza culturale con le scuole. Pertanto la Commissione approva maggioranza il finanziamento di 2.000 euro per le liste del Fondo Nazionale, la concessione gratuita della dottoressa Pagano per la data del 28 settembre. Si chiede inoltre all'ufficio di provvedere a dare promozione agli eventi tramite comunicazione istituzionale sia sul supporto fisico che digitale, limitando tutta la cittadinanza a partecipare. Voglio pertanto chiedere un onorevole consiglio per l'iniziativa di una scritta. Esprimi. Il problema è sulla grazie, non ci sono iscritti a parlare, mettiamo in votazione. Contrario, contrario. Sando.
Chiudiamo la votazione. Presenti 21, favorevoli 19, contrari 2, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Votare contrario all'immediata eseguibilità, che cazzo c'entra? Me lo spieghi cosa c'entra votare contrario all'immediata eseguibilità? Sono i voti di 5 Stelle. Per non far cadere il numero. Stiamo votando l'immediata eseguibilità. Ma io voglio dar fiducia. Chiudiamo la votazione. Io conto l'immediata eseguibilità. 5 Stelle. Presenti 22, favorevoli 19, contrari 3, astenuti 0. Stasera seguiamo 5 Stelle. Noi ci divertiamo. Passiamo respinta. Respinta. Passiamo ora. Respinta. Respinta. Immediata eseguibilità è respinta. Perché non arriva in tutto? Non c'è l'immediata possibilità, è stata respinta. Passiamo ora al punto 5. Parere relativo al progetto di riqualificazione del centro sportivo di Viale Sarca 205, proposto dall'Università degli Studi di Milano Bicocca. Do la parola al Presidente della Commissione Sport, Gianfranco Tucci. Grazie, volevo prima di leggere la relazione ringraziare il lavoro svolto dai commissari e i loro interventi che hanno chiarito e permesso di approfondire anche le varie posizioni rispetto a quello che sarà il nuovo sviluppo del centro sportivo Pro Patria con l'intervento massiccio dell'Università di Bicocca. Inoltre volevo ringraziare anche perché in quella prima delle due commissioni c'erano presenti anche i dirigenti dell'Università di Bicocca, oltre che ai presidenti del CURS e della Pro Patria e la direzione e rappresentanza dell'assessorato allo sport. Quindi è stato anche un momento di confronto per chiarire alcuni dubbi, alcune perplessità che potevano sorgere. Quindi credo che alla fine il lavoro che è stato prodotto è un lavoro positivo e in linea anche con quanto già avvenuto per l'impianto sportivo della Pomasina. Onorevole Consiglio, la Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi nei giorni 19 e 26 giugno 2013, ha esaminato la richiesta di parere relativa alla concessione del centro sportivo di proprietà comunale, sito in Viale Sarca 205, all'Università degli Studi di Milano Bicocca, pervenuta dall'amministrazione centrale settore sport e benessere. Premesso che la società Pro Patria, che aveva in concessione d'uso dal 1986 il suddetto centro sportivo, in data 4/10/2013 ha presentato domanda di recesso. Con determina dirigenziale numero 81 del 4 giugno 2013, il settore sport e benessere ha preso atto della volontà del concessionario di recedere dalla convenzione. Considerato che l'Università degli Studi di Milano Bicocca, ai fini di coniugare le attività didattiche in ambito universitario con le attività sportive e ricreative praticate sul territorio dalla società Pro Patria e da associazioni della zona, ha elaborato e presentato durante la commissione di mercoledì 19 giugno 2013 un programma di interventi di miglioramento qualitativo degli impianti per la riqualificazione del centro sportivo sopra citato, mediante il miglioramento qualitativo degli impianti. La proposta, considerato che la proposta di riqualificazione del centro sportivo, prevista in più fasi, che avrà come obiettivo finale la realizzazione di un centro polifunzionale ispirato alla concezione dei campus universitari europei ed americani, avrà una notevole rilevanza pubblica, quale elemento di riqualificazione territoriale conseguente all'accrescimento qualitativo della coesione e integrazione attraverso i servizi che verranno messi a disposizione sia dalla popolazione universitaria sia dell'intera cittadinanza. Preso atto che,
con deliberazione di giunta comunale numero 1145 del 10-6-2013, la civica amministrazione ha approvato gli indirizzi per la concessione di un uso gratuito dall'Università degli Studi di Milano Bicocca del centro sportivo di proprietà comunale sito di Alessandria 205, preso atto che la Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi, ha esaminato la proposta di qualificazione del centro sportivo di proprietà comunale sito di Alessandria 205 alla presenza dei referenti dell'Università Bicocca, del Presidente della Società Pro Patria, del Presidente del CUS, che hanno illustrato il progetto e i relativi costi oltre alle tempistiche. Constatato che la Commissione ha verificato da parte degli interlocutori la massima apertura e condivisione delle richieste avanzate dai commissari e dalla Presidenza, in linea con quanto approvato anche in merito ad altri impianti sportivi della zona per garantire l'utilizzo da parte delle associazioni del territorio, presentando una maggiore attenzione alle fasce più deboli che sono state identificate nelle scuole della zona e nelle persone con disabilità. Le proposte si possono così riassumere. Tutte le scuole della zona 9 potranno usufruire tutti i giorni e gratuitamente dell'impianto sportivo negli sport che vorranno praticare a partire dalle ore 9.30 e a partire dalle ore 9.30. Qui c'è un refuso e non dalle ore... come previsto dalla proposta, questo è un refuso che non... Le associazioni sportive per persone con disabilità come i centri diurni per disabili della zona potranno usufruire dell'impianto sportivo gratuitamente dalle ore 9.30 alle ore 12.30 come per le scuole. Le restanti ore della giornata le associazioni dovranno corrispondere al gestore un costo tariffario agevolato per le discipline che vorranno praticare. L'impianto sportivo verrà concesso gratuitamente per 10 giornate all'anno all'amministrazione comunale e al consiglio di zona. Le scuole e le associazioni che usufruiranno delle strutture a chiuso a titolo gratuito dovranno coprire le spese di luce e riscaldamento con una tariffa forfettaria. Sarà presa in considerazione la possibilità di inserire altre discipline sportive quali il rugby, la scherma, la lotta e le arti marziali. Tra l'altro su questo c'è già una richiesta di incontro di una società di fan football che vuole incontrare sia la Pro Patria che il CUS Milano dell'università per vedere di inserire già da adesso o comunque prossimamente, il più velocemente possibile, questa disciplina. Quindi già si stanno muovendo tra di loro nei contatti. Si terranno periodici incontri tra rappresentanti dell'Università di Cocca, del CUS della Pro Patria e della Commissione Sport del Consiglio di Zona 9 per verificare la corretta attuazione della concessione e per esaminare possibilità di collaborazione al fine di proporre eventi alla cittadinanza. Questo entra in un ragionamento avanzato in Commissione quando l'Università di Cocca disse: noi abbiamo degli spazi da mettere a disposizione, lavoriamo insieme perché questi spazi come la biblioteca o l'auditorium e così via possano essere usufruiti e quindi la cittadinanza possa non vivere in isolamento le ore serali quando si chiude. La Commissione Sport e Tempo Libero sarà rappresentata da 3 consiglieri, questo è stato proposto anche questo da parte dell'Università e del CUS e della Pro Patria. L'hanno preso in considerazione favorevolmente in modo tale da avviare sempre di più quello stretto legame e collaborazione tra noi e loro. Pertanto la Commissione Sport e Tempo Libero, a fronte di quanto sopra esposto, ha espresso a maggioranza parere favorevole affinché il centro sportivo di proprietà comunale sito in via Alessandria 205 sia assegnato all'Università degli Studi di Milano Bicocca, previo rispetto della delibera con l'inserimento della convenzione che verrà stipulata tra l'amministrazione comunale e l'università delle richieste sopra riportate. Si chiede quindi a codesto onorevole consiglio di approvare la delibera così come formulata. Grazie. Consigliere Ferrario. Grazie Presidente. I semplici quesiti, gli alimenti posti al Presidente Nucci. Allora, al terzo punto del constatato che viene così scritto, l'impianto sportivo verrà concesso gratuitamente per 10 giornate all'anno all'amministrazione comunale e al consiglio di zona. Quello che non mi è chiaro è
le 10 giornate all'anno spettano al Consiglio Comunale e altre 10 giornate spettano al Consiglio di Zona, o 10 giornate sono ripartite tra Consiglio Comunale, tra amministrazione comunale e Consiglio di Zona? Perché in tal caso, se così fosse, presenterei un emendamento alla delibera e aggiungerei equamente ripartite 5 al Consiglio di Zona e 5 all'amministrazione comunale. E un altro passaggio invece mi è poco chiaro, forse perché non essendo iscritto alla commissione non ho preso parte ai lavori, e al termine della delibera appare che il centro sportivo di proprietà comunale di Viale Sarca 105 verrà assegnato quindi all'Università degli Studi. Quindi la società Pro Patria sparisce, sparirà, e quindi che misura rimane e cosa rappresenterà la società Pro Patria se il comprensorio viene assegnato all'università? Ultimo quesito, la commissione sarà rappresentata da 3 consiglieri che verranno definiti successivamente, verranno scelti di volta in volta tra chi presterà disponibilità all'interno della commissione. Quali sono le novità? Grazie. Ovviamente Presidente, mi riservo di intervenire se le risposte non sono sufficienti. Darei prima la parola al consigliere De Lorenzo, se il Presidente Tucci è d'accordo. Allora si scali. Consigliere De Lorenzo. No, sul fatto ricalca un po' la delibera che abbiamo provato dalla Comasina, questo, giustamente, dove abbiamo messo, siccome c'era anche la postilla di 10 giorni distribuita, secondo me, poi lo verifichiamo, già dare 5 sarebbe riduttivo, perché in teoria il Consiglio potrebbe anche avere 9 a disposizione all'anno e non al Consiglio Comunale, perché va. Quindi metterei la somma delle giornate, sono 10, magari mettiamo la somma, perché sono 10, giù da uno e l'altro, cioè abbiamo un attimo metto giù. La cosa del consigliere anch'io mi sono chiesto, perché solitamente in questi casi, quando vengono fatte queste convenzioni, i 3 consiglieri sono distribuiti, 2 della maggioranza e 1 dell'opposizione, ecco. Magari specificarlo dentro, fare un emendamento con scritto 2 consiglieri della maggioranza e 1 dell'opposizione, lo faccio un emendamento e lo passo, così si vuole accogliere una cosa. Di solito si fa così, di solito si fa sempre così, quindi si fa specificare meglio, ecco. Consigliere Tucci. Sì, faccio io l'osservazione che voleva fare il presidente Motta, visto che è fuori. C'è un refuso, no, mi ha fatto vedere che c'è un refuso nella relazione della data riferita alla. Però poi andiamo a verificare meglio. All'inizio c'è premesso che in data 4/10/2013, siccome ottobre è il mese prossimo, quindi sarà 2012/2010. Però lo verifichiamo, ma così è, perché tutto l'iter è partito nel 2012, quindi ho sbagliato io quando ho digitato la data. Per quanto riguarda invece le osservazioni, è vero che queste richieste formulate in delibera sono in linea con quanto deliberato nella delibera sul campo sportivo della Tomasina, perché credo che siccome le zone avranno, almeno lo dico, non avranno, dovrebbero avere più avanti delle deleghe rispetto alla stesura anche con gli uffici, con il direttore del settore, insomma, con tutta la struttura zonale, anche la possibilità di stendere delle concessioni nel momento in cui verrà approvato tutto il percorso di decentramento. E allora io credo che sia importante cominciare da queste piccole cose a
visto che sono le prime che andiamo a non a stilare come convenzioni, ma a dire la nostra come andrebbero aperti gli spazi alla cittadinanza, anche perché molti sanno, soprattutto i consiglieri di vecchia data, come il consigliere De Lorenzo e sicuramente il consigliere De Lorenzo, che quando è stata stipulata la convenzione con la Propatria nell'86, la Propatria si era impegnata a tenere aperto alla cittadinanza a tariffe molto agevolate e a fasce orarie che permettessero poi alla cittadinanza di usufruire il più possibile dello spazio. Questo non è mai avvenuto, anzi, quando la Propatria ha deciso di aprirsi alla cittadinanza con tariffe comunali e con nel rispetto di, ha posto come orari delle fasce molto difficili, soprattutto per i lavoratori. Faccio l'esempio, alle 7 del mattino o alle 20, dalle 22.30, 23 in avanti. È evidente che sono orari dove la cittadinanza, soprattutto i lavoratori, non difficilmente possono usufruire. Allora io credo, ed è per questo che penso sia giusto mettere dei paletti, perché dico così per capirci, proprio perché siccome noi abbiamo anche il compito di andare a verificare il rispetto delle convenzioni e siccome sto ancora aspettando da mesi e farò un sollecito all'assessorato allo sport perché arrivi questo elenco di documenti da chiedere alle società sportive quando si vanno a fare i sopralluoghi per verificare che tutto sia norma, e credo che se noi già cominciamo da adesso possiamo avviare un percorso più lineare e quindi anche più produttivo dal punto di vista del lavoro che noi dobbiamo fare nell'andare a verificare i vari rispetti di convenzione. Quindi da questo punto di vista sta in questo anche la nomina dei consiglieri. Io non ho messo due di maggioranza e uno di opposizione perché, come succede in tutte le nomine che si fanno, c'è sempre un ragionamento a monte prima di arrivare alla delibera che poi indica quanti all'opposizione e quanti alla maggioranza. Quello che a me interessa, al di là dei numeri e il come vengono disposti, a me interessa che non accada quello che è accaduto nel mandato precedente, cioè che noi abbiamo nominato i consiglieri all'interno della Propatria e poi sono stati convocati una volta perché abbiamo fatto di quelle pressioni molto pesanti e molto forti e per portarli a convocare. Quindi credo che al di là di questo noi dobbiamo lavorare perché vengano convocati poi i consiglieri nominati. L'altra cosa, in che misura rimane Propatria all'interno dell'impianto? Propatria, come è stato detto all'interno del dibattito della commissione, l'Università di Tocca in sostanza acquisisce dall'amministrazione comunale gli impianti, l'Università di Tocca investe una somma economica per la riqualificazione e ristrutturazione dell'impianto, ma la gestione dell'impianto, quindi rispetto a chi deve giocare, le fasce orarie, le tariffe segnate qua, le demanda alla Propatria e Plus, che insieme gestiranno per conto dell'Università Bicocca lo spazio, il centro sportivo. Scusi consigliere, forse lei non dovrebbe distrarsi. Lei ha fatto una domanda che è: in che misura rimane Propatria se va in mano all'Università di Tocca? Con quale modalità lo sto spiegando? Per cui la domanda è stata fatta e io rispondo. Vabbè, non posso ripetermi. L'altra domanda è quella delle 10 giornate, ma devo dire che in parte ha risposto il consigliere De Lorenzo, ma per essere più chiari, le 10 giornate io le lascerei così per un semplice motivo, che
se noi mettiamo un vincolo 5 all'amministrazione comunale, 5 a noi o viceversa, 7 a noi e 3 a loro, è evidente che se noi con l'amministrazione comunale non le utilizziamo, non rimane, cioè rimangono lì, nessuno più che può utilizzare. Invece le 10 giornate all'anno sono in pratica una giornata al mese, tirando via le feste di Natale e le ferie estive, è una giornata al mese. Se non la usiamo noi, la usa l'amministrazione comunale. Se non la usa l'amministrazione comunale, la usiamo noi. Se nessuno delle due usa la giornata, è persa, non c'è un recupero entro la fine dell'anno. E siccome è più probabile che siamo noi ad organizzare degli eventi insieme alle associazioni, insieme all'università, insieme a chi vorrà organizzare degli eventi sulla propria, io penso che saremo più noi a usufruire delle giornate che non l'amministrazione comunale. Quindi io la lascerei così, cioè lascerei così questo passaggio, proprio perché ci permette sia noi che l'amministrazione comunale di non essere vincolati e ingabbiati rispetto a un meccanismo che poi vedrebbe sia noi che loro penalizzati. Quindi io credo di aver risposto, e se non ci sono altri interventi sulla nomina, ho appena riferito che non lo metterei, non metterei due di maggioranza e uno di opposizione, ma la discutiamo all'interno della riunione dei capigruppo, non lo so, però per me è lo stesso. Allora, per me non è un problema metterlo o non metterlo, a me non mi cambia la vita, a me interessa il ruolo che devono avere i consiglieri all'interno della cosa, perché se no è inutile che poi decidiamo. Grazie. Dunque, mettiamo in votazione l'emendamento presentato da De Lorenzo, dal consigliere De Lorenzo. La commissione sarà rappresentata da 3 consiglieri, 2 consiglieri della maggioranza e 1 dell'opposizione. Mettiamo in votazione l'emendamento. L'emendamento di chi è? Stiamo votando l'emendamento del consigliere De Lorenzo, che dice che la commissione sarà rappresentata da 2 consiglieri della maggioranza e 1 dell'opposizione. Io sono contro a sti metodi di spartizione già definiti. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 34, favorevoli 31, contrari 1, astenuti 2, approvato. Peso politico del 5 Stelle e 0. Grazie. Mettiamo in votazione l'intera delibera, per cortesia. Infatti noi siamo fatti. Mettiamo in votazione l'intera delibera così come è andata. Tutti a far cadere. Ah, guardate. Ma come? Non hanno votato fino adesso questo voto? Boh, volevano far cadere il numero. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 30, contrari 0, astenuti 0, approvati. Passiamo ora al punto 6, parere relativo alla ristrutturazione edilizia con cambio d'uso da industriale a residenziale e modifiche della sagoma inerente all'immobile di via Rivabene numero 10, dalla parola al presidente della commissione territorio Luca Silvi. Con l'onorevole consiglio, la commissione territorio, a seguito della riunione, tenutasi in data 2 settembre 2013, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato la maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al parere relativo alla ristrutturazione edilizia con cambio d'uso da industriale residenziale e modifiche della sagoma inerente all'immobile di via Rivabene numero 10. Trattasi di un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio d'uso da industriale a residenziale e modifiche di sagome inerente all'immobile di via Rivabene 10 di 3 piani fuori terra per 15 unità immobiliari. Le opere riguardano inoltre il rifacimento delle facciate e il piano interrato, adibito a spazi, comuni e impianti tecnologici, come indicato sulle tavole del progetto. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla commissione. Non ci sono interventi, mettiamo in votazione.
preferenziale come voto, per favore. Sveglio. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo ora in votazione e in discussione il punto 7, parere relativo alla ristrutturazione di un edificio pluripiano per la realizzazione di numero 7 unità residenziali inerente l'immobile di via Mundua numero 9. Do la parola al presidente della commissione territorio, Luca Sigli. Non è questo. Onorevole Consiglio, la Commissione Territorio, a seguito della riunione tenutasi in data 2 settembre 2013, esaminando la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al parere relativo alla ristrutturazione edilizia di un edificio pluripiano per la realizzazione di 7 unità residenziali, inerente all'immobile di via Bulma numero 9. Trattasi di un intervento alla ristrutturazione edilizia di un edificio pluripiano inerente l'immobile di Viaduco 9 per la realizzazione di 7 unità residenziali, di parcheggi interrati e del rifacimento delle facciate, come indicato sulle tavole di progetto. Voglio pertanto codesto, onorevole Consiglio, approvare quanto proposto dalla Commissione. Non ci sono interventi, quindi mettiamo in votazione. Facciamo cadere il numero? Sempre dove stiamo? Parli presidente, parli. Uno. È finita. Chiudiamo la votazione. Dobbiamo andare a casa. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 0, approvato. Il punto numero 8 è stato stralciato, quindi dichiaro chiusa la seduta. Ricordo ai capigruppo la riunione dei capigruppo. Grazie e buonasera. Io devo mangiare, abbiamo dato conto. Il punto 500 è a 2.000.